E questo era un brano di Simone Prando, si tratta di Flatlandia e ce l'hanno portato qui in diretta all'interno del nostro studio, l'Auditorium M, oggi veramente pieno di artisti e di ospiti, Marco Tiraboschi, Gino Zambelli e Simone Prando rispettivamente alla chitarra elettrica, fisarmonica e contrabbasso. Benvenuti a tutti voi. Grazie, grazie di essere. Allora risponde intanto Simone Prando perché ha in mano il microfono, quindi per il potere da a lui conferito gli da questo strumento. A proposito di questo trio, allora abbiamo intenzione di conoscervi, abbiamo intenzione di sapere qualcosa di più sul vostro lavoro discografico che si intitola Kuzpa e da cui è tratto proprio questo Flatlandia. Andiamo per ordine, partiamo da Flatlandia e poi inoltriamoci dentro l'ideazione di questo disco. Va bene, allora Flatlandia è un brano ispirato a un romanzo dell'Ottocento di Abbott, che è un romanzo che racconta di mondi pluridimensionali, quindi di un viaggio dimensionale fatto da un abitante di un universo a due dimensioni che si incontra con l'universo a tre dimensioni, una dimensione, e non sa se è un sogno o se è realtà. E viene accusato di pazzia. E in questo brano mi piaceva pensare appunto a questa multidimensionalità, a questo viaggio da altre parti e a un incontro. Quindi ho pensato a un brano costruito su un pedale con due temi a canone che si rincorrevano e poi vabbè, insomma, a quello che succedeva, a un incontro con la musica. È stato forse il primo brano che abbiamo suonato assieme con questo progetto ed è per questo che abbiamo pensato di metterlo come primo brano del disco. E questa suggestione, questa raccolta da Simone Prando ci dà la possibilità di collegarci direttamente alla recensione del film che ha fatto per noi oggi Marco Bacci sul film Disconnect, per dire una cosa che doveva venire fuori durante la recensione ma poi non abbiamo avuto tempo, quindi colgo l'occasione per dire in questo momento che poi il concetto di multidimensionalità e di andare al di là del proprio spazio, di sentirsi collegati eccetera, è molto antecedente a internet e certo. Ce lo dimostra per esempio questa suggestione letteraria, sì, che viene dall'Ottocento, sì. Come musicisti siete molto favoriti in questo senso, cioè riuscite a collegarvi senza bisogno delle onde, giusto? Esatto. Se non delle onde sonore. Esatto, e forse le onde sonore sono quelle più appropriate forse per fare un viaggio multidimensionale, perché non si vedono, perché ci elevano a qualcosa di sconosciuto e quindi succede qualcosa mentre suoniamo. E quel qualcosa forse è l'incontro con un'altra dimensione, forse con una nostra dimensione più profonda, non so. E anche l'incontro fisico tra tre musicisti, esatto. Diciamolo, da dove venite, da che mondi musicali, come vi siete incontrati, da quanto tempo lavorate insieme? Noi tre ci siamo incontrati grazie a Mauro Chionero, che tra l'altro appare in questo disco in un paio di brani, è un percussionista compositore di Brescia e ci ha fatto conoscere, suonando nei suoi progetti, da queste esperienze, insomma, abbiamo avuto piacere a incontrarci, suonare assieme, ci siamo divertiti, abbiamo giocato per qualche anno prima di fare questo disco e dico giocato perché è proprio quello che succedeva, ci trovavamo e ci divertivamo con la musica e da qui è nata la voglia di fare questo disco, di trovarci, di unire le nostre fantasie, le nostre musiche e provare a fare qualcosa assieme. Qualcosa che non venisse chiamato jazz piuttosto che... Ma così, abbiamo fatto della musica. Siamo stati impertinenti, come il titolo del nostro disco e come ci chiamiamo noi come trio. Che cos'è infatti Simone Prando, Kuzpa? Kuzpa è una parola yiddish che diciamo si può tradurre con impertinente appunto. C'è una storiella, è una parola che nel passato aveva una connotazione negativa, poi anche grazie a una filmografia, insomma quello che succede nella storia delle parole è diventata una parola simpatica quasi. C'è una storiella che racconta che cos'è Kuzpa, è una storiella che fa ridere macabramente però è divertente e parla di questo ragazzino che uccide i genitori e di fronte al giudice chiede pietà perché è rimasto orfano e questo ecco insomma ci ha fatto ridere,
ci ha fatto pensare, ma forse la nostra musica è un po' così, un po' impertinente, un po', o perlomeno prova ad esserlo, ecco. È anche umorismo nero, questo. Sì. Allora, siete qui per presentare questo disco, ma anche altri due brani che noi raccogliamo e che vogliamo ascoltare dal vivo. Avete scelto democraticamente di rappresentare ciascuno di voi, perché il primo brano è di Simone Prando, il secondo è di Gino Zambelli, che è il fisarmonicista, e poi ci lasciate con un brano di Tiro Boschi, a questo punto, che è il chitarrista. Allora, Gino Zambelli, se ha il microfono, ci introduce a questo Trolls, il brano che stiamo per ascoltare. Trolls appunto è un folletto che si diverte, e essendo che di mio sono molto giocherelloso, così ho creato questo brano che gioca un po' sui ritmi, esplora un po' le armonie un po' particolari, e ho fatto un po' un dispetto a loro perché è un po' complicato ritmicamente da fare, quindi sono insomma, il contrabbassista deve darsi molto da fare, e quindi niente, ho scritto questo brano che si chiama Trolls. Trolls, allora, Trolls è la traccia numero 2, quindi stiamo rispettando proprio la successione che avete scelto per il vostro disco, e poi finalmente però l'abbandoniamo per l'ultimo brano. Allora, ascoltiamo Marco Tiraboschi, Gino Zambelli, Simone Prando per questo lavoro Kuzpa, e il brano di riferimento è di Zambelli, Trolls. Thank you.
17 minuti dopo le 17, questo era il secondo brano di Kuzpa tratto da questo lavoro, da questo disco di Tiraboschi, Zambelli e Prando, e voi in questa puntata di Piazza Verdi siete stati secondi dopo tanto senno, nel senso che l'unica parte musicale prima di voi è stata quella affidata a Bruno Canino, e stiamo continuando a citare le parole di Bruno Canino perché stanno ritornando magicamente a riproporsi anche per il teatro e perché no anche nel vostro caso. Allora, diceva non si può essere onnivori, ci sono delle cose che musicalmente possono essere non possono stare insieme, non si può amare tutta la musica, ogni genere di musica. Opinione di Bruno Canino, che cosa ne pensate voi, soprattutto nel momento in cui decidete di fare un disco che è fatto di tante cose, di tanti elementi, non volete essere etichettati col jazz, non volete stare dentro a queste facili definizioni, però amate esplorare, muovervi all'interno di tante dimensioni musicali. Che cosa non amate e che cosa amate tantissimo? Beh, bella domanda. Tiraboschi risponde. Beh, semplicemente noi non ci siamo fatti un discorso di questo tipo, ma innanzitutto abbiamo scelto di far, diciamo, fiorire quello che avevamo dentro, nel senso le esperienze musicali di ognuno che vengono dalla musica classica, dal jazz, dalla musica etnica, klezmer, eccetera, erano arrivate a un momento tale di maturazione che abbiamo deciso di esprimerci con un nostro linguaggio senza porci troppi problemi del tipo dobbiamo fare qualcosa di originale. Qui? In realtà siamo tutti e tre diplomati di musica classica e poi abbiamo studiato jazz e approfondito anche altri discorsi. Simone è attualmente l'unico che sta continuando anche nell'ambito della musica classica. Quindi abbiamo deciso di fare fiorire questa, e anche Gino, di far fiorire questa maturazione attraverso questo nostro linguaggio che per noi è personale, però non siamo andati a cercare l'originalità ad ogni costo. Anche perché in fondo non si è mai originali, insomma. In fondo non si è mai. E quindi rispetto a quello che ci piace, giustamente il linguaggio di ognuno deriva dalle proprie passioni e da ciò che conosce meglio, quindi da ciò che ha sperimentato, e quindi sono pienamente d'accordo con il discorso di Canino. E lo stesso abbiamo fatto noi, semplicemente abbiamo preso la musica che ci piaceva e abbiamo lasciato che compenetrasse nelle nostre idee originali. Quanto spazio c'è per l'improvvisazione in questo progetto? Beh, il progetto comunque è comunque di matrice jazz, quindi c'è molta improvvisazione, poi dipende dai brani, sono brani più strutturati tipo quello che abbiamo appena suonato o altri più aperti. Comunque l'etichetta che ci ha pubblicato, che era 12 Lune, ci dà forse una connotazione più jazz, però la realtà è che non siamo facilmente etichettabili. Infatti questa etichetta che pubblica degli ottimi artisti ha fatto il caso nostro anche per questa ragione, perché è un'etichetta jazz che però contamina molto con altri linguaggi, soprattutto derivanti dalla musica etnica. Abbiamo ospitato infatti altri artisti che hanno pubblicato con 12 Lune, che come voi si definivano erranti comunque all'interno della musica, e cioè partivano dal fado, poi attraversavano la musica brasiliana eccetera, e comunque decidevano arbitrariamente di non appartenere a nessuno. Però l'elemento klezmer yiddish mi sembra abbastanza presente, l'abbiamo già citato diverse volte, c'è un unico brano, il numero 9, quindi l'ultima traccia, che è direttamente riferita alla musica yiddish. In che senso? Stai parlando Piviki. Di? Piviki. Ma sì, perché utilizza degli stilemi ritmici e melodici nella costruzione della melodia che richiamano questo tipo di musica. Poi già la formazione in sé potrebbe essere una formazione di musica klezmer, perché ovviamente essendoci la fisarmonica, il contrabbasso, la chitarra, anche se in questo caso con la chitarra si sperimenta di più sui suoni e si usa la chitarra elettrica, la sonorità può facilmente richiamare. E noi sfruttiamo questa ambivalenza musicale, e per esempio anche nel prossimo brano che andremo a suonare, che è La Nuit Parisienne, dove la fisarmonica viene utilizzata per richiamare anche la sonorità del suono del valzer musette, anche se non è un valzer, è una commistione tra la musica francese e la musica balcanica, aperta ad improvvisazioni più jazzistiche. Microfono subito, immediatamente per Zambelli. In realtà Piviki l'avevo scritta per una formazione di musica balcanica all'inizio, e quella appunto con Mauro. Poi era
sì balcanica, però non era, come si dice, inconsueta, fuori un po' dallo schema della musica balcanica. Mm-hmm. E infatti non l'avevamo poi mai suonata, forse. Mentre invece per questa formazione sì, si sposava proprio ad hoc, diciamo. Perfettamente. Un'ultima domanda: in quali contesti vi piacerebbe suonare? Cioè, c'è un festival in cui vorreste assolutamente suonare, essere ospiti, o un club? O esistono queste, come dire, queste aspirazioni per giovani musicisti? Ma diciamo che finora il concerto che più ci è piaciuto è stato il concerto di presentazione del disco fatto in un teatro a Brescia. E grazie anche all'appoggio di Photolive, che ci ha fatto da sponsor per questo disco, e che organizzavamo noi. Quindi se dicessi Vanguard Village, no. Per l'amor del cielo, tutti i festival, anche il Blues Festival di Minneapolis, va okay. Benissimo. Già sì. Essere qui per noi, ecco, questo è un punto d'arrivo sicuramente. Beh, invece diciamo noi vi auguriamo che sia un punto di partenza, perché sì. Da qui, specialmente quando si tratta di giovani artisti, giovani musicisti, speriamo che questo canale di risonanza, che è radiofonico, così nazionale, per cui vi stanno ascoltando veramente tutta Italia, possa aiutarvi anche a trovare dei riferimenti, delle date, anche se sappiamo che a breve suonerete in provincia di Brescia, il 23 gennaio, dove esattamente? Suoneremo a Breno. Al caffè del teatro delle Ali, caffè del teatro delle Ali di Breno, in provincia di Brescia. Ok, perfetto. L'importante è essere chiari sui luoghi, soprattutto ritrovarvi tutti e tre nello data. Stesso punto. Sì, esatto. Ok, grazie a Marco Tiraboschi, Gino Zambelli e Simone Prando. Ci salutate con un brano di Tiraboschi, La Nuit Parisienne, immagino scritto a Parigi o nelle vicinanze. Perfetto. Grazie a voi, il disco l'abbiamo ascoltato, si tratta di Kutzpah.